Prendete pennelli che si torna a dipingere. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già un'ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te, nuova lezione del corso di pittura. Abbiamo fatto lo sfondo, adesso siamo pronti per stagliare la figura proprio nel centro del luogo in cui l'abbiamo ambientata. Quindi definiremo gli incarnati, non del tutto, ma daremo appunto una bozza definitiva di quello che sarà la bocca, stabilizzeremo quelli che saranno i reali tratti somatici ed andremo a rimettere i capelli. Non so se li metterò tutti in una volta o se mi occorreranno due sessioni, sicuramente oggi faremo il grosso. Bene, vi vedo trepidanti e allora prendete i pennelli, spostiamoci sul cavalletto e cominciamo a dipingere. Arrivati a questo punto dobbiamo ridefinire gli spazi del viso, dobbiamo portarli tutti a questo tipo di consistenza, quella dentro gli occhiali, ridefinire i contorni e definire anche le parti anatomiche che non avevamo fatto prima, le orecchie e il collo. Quindi mettiamoci al lavoro esattamente come abbiamo fatto prima. Quindi cosa faccio? Metto del terra di Siena a delineare le parti anatomiche. Mi sfrutto il carboncino tirandomelo per darmi la distinzione degli spazi. Mi dispiace avere la mano davanti mentre dipingo, cercherò di metterla il più basso possibile forzandomi, ma la videocamera oggi ho cambiato posto per farvi vedere meglio, perché dove eravamo prima eravamo troppo in controluce. Inserisco anche del bruno per dare delle ombre che partono dal vecchio dipinto, quindi dalla parte che avevamo fatto prima, e scendono, congiungono la parte nuova. Dunque, poi ci ripasseremo, questo è giusto per accordare il vecchio al nuovo. Metto il giallo Napoli a ristabilire i toni. Allora, ricordatevi qui la regola del grasso su magro, se andate su secco. E quindi questa è una zona di raccordo molto particolare, perché questa dovrete finirla in un'unica sessione, perché sarà bagnato su bagnato, mentre quella di sopra dovrete andare di grasso su magro. Guardatevi le lezioni precedenti se vi siete persi, eh? Sto usando anche oggi non più il liquin, ma il medium alchilico di volo e devo dire che mi sto trovando molto bene, con mia enorme sorpresa. Costa molto meno del liquin e ha una buonissima resa, quindi se volete comprarlo al posto del liquin è forse anche
è anche un'azienda italiana, quindi facciamo del bene anche alla nostra economia, no? No, ma a parte gli scherzi è buono. Mi sto trovando bene. Quindi ora dobbiamo ridefinire tutto il volto, vi dicevo, piano piano, quindi dobbiamo riprendere tutto quello che abbiamo fatto precedentemente. Stendiamo bene il colore. Piano piano saliamo di tono. E aggiungiamo le ombre. Qua ho veramente poco da insegnarvi, si parla soltanto di pazienza e di insistere dove vedete che le somiglianze non sono esatte, quindi un pochettino più di attenzione e osservazione. Giallo Napoli per raccordare, specchio nuovo, sempre avverso della guancia. Come vedete è un ricominciare alla fine, no? Quello che si era fatto prima era solo un abbozzo. E sì. Un quadro è una cosa lunga, per questo non mi siedo spesso a farlo questo, perché ci tengo particolarmente, quindi vorrei farlo bene. Ho Poti sempre con me, giustamente, e quindi mi distrae dal fare il quadro. Se l'impostazione dell'incarnato è un qualcosa di importante, l'immissione delle ombre invece è quella che dà proprio la veridicità al dipinto. Quindi dovete stare molto attenti a mettere il punto di scuro nel posto giusto e poi sfumarlo verso la parte di incontro con la luce. E poi, come al solito, sul punto di luce sporcate e spostatevi verso lo scuro e a un certo punto sfumate insieme i due colori. Solo alla fine dovete dare il colpo di bianco, quello che darà insomma il chiarore definitivo a ciò che state facendo.
quindi adesso devo spegnere il rosso del terra di Siena e invece dare all'incarnato un colorito più roseo, sebbene mio padre fosse molto abbronzato quasi sempre. Però quel rosso era troppo eccessivo, no? Era la base. Io sto dipingendo in posizioni assurde per farvi vedere. Perché vedete, la mia mano è qua, ma io sono qua, quindi sono tutta storta, ma non importa. Ah, un giorno di questi vi devo fare un bel video utile per dipingere senza farvi venire... Beh, non ve lo anticipo, poi vi faccio un bel video utile. E poi una puntina di rosso per aggiustare anche la vividicità della pelle. Questo è il momento più particolare per ogni quadro, perché l'effetto è molto innaturale, perché il viso sembra incipriato, la somiglianza comincia a sfuggirci, perché per costruire l'immagine pittorica dobbiamo cancellare i tratti somatici. Arrivati a questo punto, non vi preoccupate, andate avanti nel lavoro anche sfruttando la memoria che vi è rimasta impresso del segno che avevate tracciato. Dopo aver guardato così tanto un'immagine posta davanti a voi, se coprite il segno per qualche istante, non importa, il vostro cervello sa benissimo dove porre le luci, le ombre. L'importante è che mentre fate questo lavoro non vi distraiate, la concentrazione deve essere ai massimi livelli. Di conseguenza continuate a lavorare il quadro in perituri senza avere nessuna paura e vedrete che piano piano, magicamente, la figura uscirà dalle vostre mani. Lasciate asciugare e poi ritornate per dare i bianchi assoluti. Lasciate asciugare un pochino, ovviamente, non del tutto. Imposto le labbra scolorendole leggermente, queste sono troppo scure. Quindi faccio un mix di giallo Napoli e terra di Siena bruciata e una punta di rosso. Ora prendo il giallo Napoli e rinforzo il bordo esterno, al di là della bocca. Al di là delle labbra.
Ora ho preso un po' di rosso per schiarire un pochino, ma proprio un'inezia, scarico bene, pulisco il pennello e stendo. Poi da quando tutto si asciugherà, ovviamente dovremo tornarci. Quindi continuiamo a dare delle coloriture all'incarnato. Che lo rendano più uomo e meno quadro. Quindi sto lavorando in pratica con terra di Siena, giallo Napoli e nero, e con questi colori mi bilancio l'incarnato. Vi starete rendendo conto come ancora per fare un bel incarnato ci sia da lavorare. Adesso quello che farò sarà alzare un pochettino la fronte, perché io mi ero lasciata bassa perché volevo avere ben inteso qual era l'attaccatura dei capelli. Parlo piano perché un po' ti dorme di là, e se sente la mia voce si sveglia. E poi, come per lo sfondo, come abbiamo fatto per lo sfondo saranno i capelli ad inserirsi sulla cute dipinta. Quindi piano piano riprendiamo la fronte. E adesso diamo il primo abbozzo dei capelli, quindi nero, e innanzitutto delineiamo la forma, più o meno la forma che devono avere. E prima di procedere con i capelli, finisco di delinearmi l'orecchio, poi da asciutto risistemerò la zona perioculare, che è già asciutta ma la voglio fare alla fine, insieme alle sopracciglia e il collo, perché vedete ha un tono leggermente differente dal resto dell'incarnato, e quindi accorderò anche le orecchie che sto andando a fare. Come vedete, io sto usando un solo pennello perché ho questo brutto brutto vizio, cioè di cominciare con un pennello e portare avanti il più possibile la pittura con un pennello, ma voi variatevi, perché questa è una mia fissazione, una cosa che non va bene. Se ci sono tanti numeri di pennello, un perché ci sarà, quindi usateli tutti. Anzi, adesso che mi sono rimproverata, lo cambio pure io. Mi sono auto unita. Non lo so, a me piace cominciare la sessione e continuare. Adesso uso uno zero per l'orecchio e vado. Questa è una particolarità della nostra famiglia. Abbiamo questo pezzo della cartilagine appuntita, quindi non potevo non farla. Tutti i Fusco ce l'hanno, e quindi non potevo esimermi.
dal riportarla nel quadro. Bene, continuo i capelli nel frattempo che qui si asciuga un po'. Quando si fanno i capelli, una cosa molto importante è seguire l'attaccatura, cioè non dare dei colpi senza senso, ma capire come si muove l'attaccatura del capello e farla inserire nel modo giusto. Con dei piccoli tratti, perché la cute un po' si deve vedere. Piano piano, qui la basetta scenderà un po' disordinata, poi sale, poi l'attaccatura diventa obliqua. Sale e poi tenete sempre presente la foto di riferimento, girate il pennello, orientatelo diversamente e seguite sempre l'andamento dei capelli. Se avete il pennello troppo carico, scaricatelo più in alto e poi col dito, almeno io lo faccio col dito, voi potete farlo anche con un pennello, unite le zone del nero alle zone dell'incarnato, cioè fatele meno evidenti. Adesso prendiamo lui e con veramente una mano leggera leggera pettiniamo questi capelli. Bagnate il pennello con un po' di nero, poco poco. E il capello acquisterà subito un qualcosa, un'aria di quasi veritiero. Prendo un pennello morbido e grosso. Riallargo gli spazi che ho occupato con i capelli in maniera erronea, quindi riallargo la fronte, sfrutto il colore che già c'è per ristabilire delle proporzioni e poi continuo con i capelli. E continuo lì qui. Colore. E adesso schiarisco un po', metto un po' di ocra, il che darà vita a una sorta di terra di siena bruciato, non proprio
perfetto, ma che mi darà la possibilità di dare la lucentezza ai capelli. Ora lo faccio la stessa cosa con, quindi nero, ora metto del nero e del giallo Napoli, stempero con medium, poi ok, mio padre aveva qualche capellino brizzolato, ma proprio pochi, quindi nella pozzetta di prima col giallo Napoli e il nero aggiungo un leggero tocco di bianco titanio e proprio al centro do qualche tocchetto di bianco e poi mi piace l'idea di imbiancarlo un poco perché oramai sarebbe stato bianco il mio papà, quindi lo attualizzo un attimo sulle tempie. E poi riprendo il nero e il liquid e do qualche altro coppetto di per definire. Qui sporco un po' i contorni e poi tiro via un pennello asciutto, quindi tolgo definizione al contorno. Questo darà un bell'effetto al quadro. Di liquid soltanto per farvi vedere il colore effettivamente com'è, metto un po' di medium. Ok, quindi sovrapponiamo un altro strato, poi definiremo con un pennellino sottilissimo. Data la base, ora definiamo con un pennellino sottile, intendo proprio sottile, un 000, molto medium, del nero, creare proprio dei capelli. Dei fili, come vi dico sempre io, di solito un insieme abbozzato, basta poi delineare alcuni particolari. Riprendiamo il pennello bianco con il bianco, col grigio.
E anche qui col nero. Rispezziamolo in modo che entri nella trama del nero. Che il capello bianco ci sia, ma non sia subito percettibile. Ok, a me il capello piace pittorico naturalmente nei quadri, non mi piace iperrealistico perché sennò non è che mi piace, non lo faccio mai perché sennò io ci starei tipo 3 anni e poi ripasso sempre col pennellino sottile con il nero. Benissimo, adesso farò asciugare così, dopodiché andrò di nuovo ad intensificare, come vi dicevo, l'orecchio, collo e a finire questa zona, quindi ad immettere ancora qualche bianco sul viso, qualche colpo di luce, e così il viso sarà completamente finito e passeremo all'uniforme. Purtroppo non posso farvi sezioni più veloci, oggi vi ho fatto vedere un po' come ho impostato i capelli e come ho fatto la bocca, anche la bocca andrà risistemata dal punto di vista del colore, non dal punto di vista della forma, credo, perché poi io sono sempre... Quindi la prossima volta faremo orecchie, naso, occhi e finiremo il volto, ma prima mi serve di vedere asciutto, quindi leggermente opacizzato tutto l'incarnato per rendermi conto di come accordare l'insieme. Bene, ci vediamo di là. Avete visto? Non è poi così difficile. Sicuramente il gesto della pittura d'olio è un gesto molto lento, è proprio quello che la caratterizza e che ci dà l'opportunità di apportare piano piano delle modifiche e di sistemare lentamente, come fosse della creta, no? Un tratto somatico a nostra discrezione. A me viene molto difficile fare il quadro di mio padre perché, conoscendolo molto intimamente, molto bene, trovo tutte le differenze, ma non vi preoccupate, quando voi dipingerete un ritratto è difficile che si riesca a criticare malevolmente il vostro operato, perché le persone che andrete a dipingere, anche se sono i vostri figli, i vostri parenti più intimi, non si aspetteranno una persona reale, ma si aspetteranno un quadro. Ricordatevi sempre la pittoricità delle opere. A me l'iperrealismo piace sì, ma sino a un certo punto il gesto pittorico deve vedersi anche nel ritratto, la pennellata, il fatto che sia un alter ego, non quella persona stessa all'interno di un quadro, se no farebbe impressione, specialmente per gli antenati. Bene, spero di aver soddisfatto la vostra voglia di pittura e vi rimando al prossimo video, che arriverà presto. Non temete, da Ombretta e da Arte per te è tutto. Arrivederci alla prossima!